noi è molto importante l'allestimento fieristico. Diciamo che abbiamo sempre dedicato molto tempo e anche molte risorse per le fiere. Facciamo 4-5 fiere all'anno, però quella dove dedichiamo più sforzi è la Fiera di Verona del Marmo, il Marmomac. Quindi è dal 2007 che noi cerchiamo sempre di valorizzare il nostro materiale con dei progetti particolari. Abbiamo sempre collaborato a queste iniziative perché secondo noi hanno un duplice possibilità, sia per l'architetto per esprimersi cercando innovazioni tecnologiche, sia per le aziende mettersi alla prova e anche capire le nuove tendenze del mercato. E parlando di marmo, logicamente si pensa a un prodotto, perché ogni marmo è differente, ogni pietra è differente l'una dall'altra, quindi noi certo cerchiamo di valorizzare il nostro materiale delle nostre cave, quindi la pietra di Vicenza. E è importante però anche valorizzare un'idea, quindi un oggetto, quindi un elemento, un concetto, perché le cose che sono facilmente capibili e sono immediatamente riconoscibili da tutte. Se si vogliono fare cose troppo difficili, si tende a essere ermetici e incomprensibili. Abbiamo fatto un muro, un recinto, un patio, quindi un'idea semplice, arcaica, utilizzando un muro massiccio. Quindi siamo proprio andati all'archetipo dell'architettura, utilizzando il materiale più nobile ed eterno, quindi la pietra. Si vorrebbe sempre tutto subito e prima, quindi soprattutto quando si lavora con materiali duri come la pietra e il marmo è difficile, perché ci vuole tempo, passione, attenzione per le finiture. Certe volte si sbaglia, si torna indietro e bisogna ricominciare. Certo è una bella sfida che anche noi cerchiamo di vincere, ecco, quindi abbiamo le risorse, spero, per riuscire a essere all'avanguardia nel mercato e nella vita.